Centro Universo, da vivere ogni giorno. Ho sempre amato i suoni della mia città. Ascoltare le persone, sentirmi parte di una comunità. Ma poco a poco mi sfuggivano parole e suoni. Mi sentivo escluso. Perché rinunciare a tutto questo? Così mi sono affidato a Maiko. E ho ritrovato l'emozione di sentire bene. Da sempre alla Maiko ci impegniamo per migliorare la qualità della vita di chi non sente bene. Maiko, scegli di sentire. Ad onorare con la sua presenza la giuria di questa manifestazione Cucina Marinara in Festival, Trofeo La Selva Pesca al Porto Turistico di Pescara, Nicola Dauria, presidente del Movimento Turismo del Vino, senz'altro un profondo conoscitore del settore in questa gara che ha visto il successo di una concorrente di San Vito del ristorante Costa d'Argento con le mezze maniche agli scampi. Risultato giusto a suo avviso? Sì, sì, il risultato, anche perché ha trovato un po' la condivisione di tutti i giurati, come dicevo prima, in un panel test perfetto è il piatto che poi ha raggiunto il massimo dei consensi da parte di tutti, un piatto fatto molto bene, molto equilibrato, nulla da togliere agli altri piatti, chiaramente con una difficoltà dei nostri chef che hanno dovuto lavorare anche fuori, diciamo, dal loro regno, ma che comunque alla fine ha visto premiare quelle che sono state le rifiniture perfette di questi bellissimi e buoni gustosi piatti. Quali sono le difficoltà che si nascondono dietro la preparazione di un piatto del genere? Ma io credo, vabbè, al di là del fatto del, diciamo, della preparazione della materia prima, che credo che siano state adoperate tutte materie prime eccellenti, perché abbiamo gustato veramente del pesce fresco, e poi è ovvio che la cucina in un posto ristretto, 20 persone, 25 persone che devono cucinare insieme in un unico locale, io capisco che avranno avuto sicuramente loro da fare. Lei è un esperto di vini, come può un vino far fare il salto di qualità ad un piatto a base di pesce? Ma il vino è importantissimo per gustare un piatto, senza un buon abbinamento spesso purtroppo si riesce di non avere un matrimonio perfetto, perché un piatto abbinato ad un vino non giusto, non corretto, e se quel vino ha anche qualche problema, chiaramente rovina un po' tutto la degustazione di quel momento. Qualche giorno fa premiato come l'imprenditore ideale, oggi come presidente di giuria in questa gara di cucina, insomma le cose stanno andando molto bene. Questo grazie agli amici, grazie a te Paolo, che ti ringrazio e ti stimo moltissimo per il grande lavoro che fai per far crescere la nostra regione, perché la nostra regione ha bisogno di tante piccole cose, perché è come il lavoro delle formiche, un po' per tutti, un po' ciascuno per la parte di tutti, riusciamo a fare una grande montagna. Insomma, oggi lei si è divertito e si è rilassato soprattutto. Sicuramente mi sono divertito, ho conosciuto anche altri amici, ho conosciuto degli chef che prima non conoscevo, e sicuramente mi sono divertito ad assaggiare i piatti, perché il mio mondo è il vino, ma il mio mondo è la gastronomia in generale. Siamo quasi al termine della serata Cucina Marinara in Festival, Trofeo La Selva Pesca al ristorante Fattoria Fernando del Porto Turistico di Pescara, in compagnia del maestro di cucina Santino Strizzi. Ecco, come possiamo riassumere i contenuti di questa serata davvero molto emozionante? Allora, emozionante, io la chiamerei eno emozionante, perché abbiamo bevuto dei vini di altissima qualità. Tant'è vero che sia la cantina Lampada ha portato i suoi ultimi prodotti che aveva appena imbottigliato, sia la cantina di Orsogne, che sono due realtà esplosive. I vini sono stati veramente uno meglio di un altro, e posso dire anche che i vini hanno migliorato anche il piatto questa volta. Erano tutti professionisti, qualcuno si è distinto, uno si è distinto particolarmente perché ha fatto le cose a regola, qualcuno forse l'ha preso un po' sotto gamba, che quando si fa una gara è importante anche che ci sia quella foglietta di prezzemolo al posto giusto, non esagerare con alcuni ingredienti, perché se metti mezzo chilo di peperoncino poi brucia la bocca e non sente più niente, e così via. Questi sono i consigli che io ogni volta do a chi fa una gara, perché la gara bisogna prenderla, bastano pochi ingredienti. Io personalmente ho fatto un risottino per un amico qui dentro
col riciclo era ottimo, quindi non è che ci vogliono quintali di peperoni, tonnellate di grasso, no, basta poca roba per fare un piatto buono, ci vuole la passione, devono mettere, perché anche un grande professionista se la piglia sotto gambe il piatto, qui c'era una giuria di peso. A parte, in tutti i sensi. A parte il peso nostro fisico, ma di peso perché siamo persone che... Io ho 51 anni che sto nel settore enogastronomico, Mimmo D'Alessio uguale, Nicola, abbiamo Giacomucci che è un pilastro storico. È nato tra i fornelli. Quindi, e anche gli altri signori che sono stati, che sono persone che stanno tutti i giorni a mangiare fuori, quindi non sono sprovveduti. Chi ha messo quel quid in più vincerà. Ecco, però lo possiamo dire, tanto ai giochi fatti ormai non influenziamo più nessuno. Qual è stato il piatto che l'ha sorpresa? Il piatto numero 5, le mezze maniche con i frutti di mare, era fatto bene, a regola d'arte, i sapori erano fatti, i prodotti, ha messo prodotti di qualità. Quando l'abbiamo piatto equilibrato. Molto equilibrato, mentre ci sono stati alcuni piatti che eccedevano o in aromi o col peperone. Il peperone bisogna andarci piano perché il peperone emerge. Io se metto il peperone metto 10 grammi, non 100 grammi, 200 grammi, perché poi è esagerato. Ecco. Devono stare attenti a quelle cose lì. Insomma, oggi si è divertito Santino Strizzi. Mi sono divertito e ho il ricordo emozionale dei vini che mi ha portato tutta la giornata, veramente mi ha reso felice. Cucina marinara in festival, trofeo La Selva Pesca alla Fattoria Fernando del Porto Turistico di Pescara. In giuria l'accademico della cucina Mimmo D'Alessio. Facciamo un bilancio di questi 9 elaborati in gara tra primi e secondi piatti a base del buon pesce fresco del mare Adriatico. Com'è andata? Beh, è stata oggi un po' l'antologia della cucina marinara abruzzese. È andata bene ovviamente tutti i professionisti, qualcuno si è distinto molto di più, qualche altro un po' meno, forse magari ha preso un po' sotto gamba l'importanza di questo premio, però alcuni piatti erano davvero eccezionali, proprio da podio non abruzzese, da podio nazionale. Cosa fa la differenza nella preparazione di un buon piatto a base di pesce? Beh, sicuramente il pesce che deve essere fresco naturalmente e deve integrarsi molto bene. Quando è un primo piatto a base di pesce deve essere ben armonico con la pasta con la quale viene cucinata. A volte capita che magari il pesce è molto buono, la pasta è molto buona, ma non legano, e quindi la differenza sta lì, il valore aggiunto lo dà la saltatura del piatto finale in padella. Dal brodetto alle mezze maniche agli scampi, si è avuto l'esatta dimensione proprio di quella che è la cucina marinara tipica delle nostre parti? Ma sicuramente, ha detto in particolare, abbiamo trovato queste mezze maniche davvero davvero eccellenti, ben condite, ben armoniche, il sapore molto equilibrato, e anche il brodetto naturalmente è una delle nostre icone della cucina marinara, e il brodetto rimane uno dei piatti più importanti della nostra cucina. I vini firmati Lampato di Pianella e Cantina Orsogna sono state le ciliegine sulla torta di questa manifestazione enogastronomica? Sì, hanno portato sotto braccio questi piatti, li hanno accompagnati in questa passeggiata del lungomare di questa nostra costa meravigliosa. È stata una passeggiata meravigliosa, vini e piatti al braccetto insieme, una coppia romanticissima. Beh, l'Abruzzo ha una morfologia particolare, montagne, mari, laghi, fiumi, collina, per cui la cucina abruzzese risente un po' di tutto il territorio, è decisamente piena di piatti importanti, per cui diventa difficile dire che la cucina di terra sia superiore a quella di mare e viceversa. Credo che tutte insieme riescono a dare uno spaccato davvero notevole della grande, grande possibilità gastronomica del nostro territorio abruzzese. Cucina marinara in festival al Porto Turistico di Pescara, ristorante Fattoria Fernando. In giuria il presidente onorario della Federcuochi Abruzzo, Leo Giacomucci. Ecco, parliamo di questa gara, una decina di elaborati che secondo un esperto come lei hanno segnato davvero uno spaccato preciso di quelle che sono le identità di questa cucina, la cucina marinara. La cucina marinara
in Abruzzo è superlativa, insomma. Diciamo che questi piatti che sono stati presentati sono stati tutti eccezionali. Sì, qualche cosa come poco sale, ma comunque ecco, sono stati deliziosi. Sono stati deliziosi tutti quanti, sono stati tutti bravi. Cosa fa la differenza nella preparazione di un buon piatto a base di pesce? Il pesce fresco naturalmente, una buona tecnica di base, la fantasia, cosa nello specifico? È dunque la cottura giusta di una pasta che è importante. Poi mi raccomando sempre, i piatti devono essere caldi, perché quando metti un piatto di pasta sul piatto, se il piatto è freddo, abbiamo rovinato il piatto della pasta, non senti più il sapore, se sa di sale, non si sente più il sapore comunque. Con oltre mezzo secolo ai fornelli, chi meglio di Leo Giacomucci può dirci qual è stato il piatto che l'ha impressionata maggiormente sotto un punto di vista strettamente tecnico? Guarda, tra tutti i piatti, quelli che abbiamo assaggiato, l'ultimo, quello con la trippa della coda di rospo, la trippetta, e la coda di rospo alla milanese con la cipolla tropea sopra, credo che sia il piatto che secondo me dovrebbe vincere, perché è un piatto indovinatissimo. Ad accompagnare questi piatti gli ottimi vini firmati Cantina Lampato di Pianella e Cantina Orsogna. Ecco, come ha trovato l'abbinamento con questi vini? Dunque, i vini sono stati tutti eccellenti, buoni al gusto, il colore andava benissimo, e poi indovinati anche l'abbinamento piatto e vino, sono stati indovinati tutti quanti. Con questa gara inizia la stagione dei concorsi, delle grandi manifestazioni. A giorni tornerà Lucarrature d'Oro, una manifestazione che lei ha creato quando era la guida dell'hotel Promenade di Montesilvano da 29 anni a questa parte. Ecco, che cosa si sente di dire a coloro che prenderanno parte a questa manifestazione? Ma io a quei cuochi che parteciperanno direi: sì, facciamo un po' di innovazione, però non ne facciamo tanta. Ricordiamoci sempre che questa manifestazione è nata per ricordare la cucina antica, la cucina vecchia, la cucina dei poveri, la cucina tipica che l'Abruzzo è vantaggiata di tutti questi piatti, che l'Abruzzo è ricchissima di questi piatti, ecco, di piatti che come hanno fatto la storia, che hanno fatto la, certo, cioè io spero solo che non si possano dimenticare. E io mi ricordo che 29 anni, quando è nata questa manifestazione, dissi allora, all'inizio, ai ragazzi di allora: non dimenticatevi della cucina tipica abruzzese. E a proposito di ricordi, Leo Giacomucci, per tornare alla gara di questa sera e per restare in tema, stiamo parlando anche del concorso Lucarrature d'Oro, questa manifestazione al porto turistico di Pescara è dedicata ad un grande della cucina abruzzese, il primo storico vincitore del Lucarrature d'Oro 29 anni fa, Domenico Florindi, che purtroppo è scomparso prematuramente. Il suo ricordo, lei che lo ha conosciuto davvero molto bene in vita? Sì, diciamo che è stato difficile viversi per tantissimi anni come ci ho vissuto io, però alla fine insomma andavamo d'accordo e ho un bellissimo ricordo con lui. E se fosse ancora vivo direi: prendiamoci per mano e andiamo avanti. Ospite graditissimo della serata in questa manifestazione Cucina Marinara in Festival a Pescara, Cristiana Canosa. Intanto dall'esterno, come ha visto la gara? Ha assaggiato i piatti? Ho assaggiato i piatti perché sono stata invitata dal ristorante canadese, che è un ristorante di Ortona. Io sono di Ortona, beh certo, a me piace mangiare, credo che si veda anche. E poi io penso che l'enogastronomia sia il motore trainante del turismo in Abruzzo, questo è sicuro. Cosa fa la differenza nella preparazione di un buon piatto a base di pesce?
Ma sicuramente il prodotto, quindi la materia prima nostra è straordinaria, è buonissima, e quando i turisti vengono l'estate capiscono quello che noi mangiamo tutto l'anno come una cosa normalissima, per loro è una ricchezza inestimabile. La cucina è parte integrante del capitolo economia, le istituzioni dovrebbero però dare maggiore risalto a questo settore. Tu sai che ho sempre criticato il fatto che si sia sempre promosso troppo poco. L'Abruzzo in questo momento è nel rapporto qualità-prezzo forse una delle prime regioni d'Italia per l'enogastronomia e per la qualità. Speriamo, si spera sempre che quelli che verranno saranno meglio di quelli che sono stati. Maurizio Pagliaro, direttore commerciale della Cantina di Orsogna, oggi cucina marinara in festival al porto turistico di Pescara. Intanto, quali vini avete portato per accompagnare al meglio questi piatti? Ci abbiamo onorato, perché comunque dobbiamo dire che diamo prestigio a questa cucina marinara, soprattutto alla cucineria abruzzese, che è grande nel mondo e grande a livello italiano. Abbiamo onorato con dei vitigni storici che possono essere il pecorino, la passerina. Poi abbiamo voluto presentare un trebbiano particolare non filtrato, un trebbiano che fa patonage, comunque una sua bella storia, per poi concludere con un bellissimo cerasuolo degno delle nostre terre. Intanto, come ha trovato fin qui la gara? Devo dire che ci hanno messo un po' in difficoltà, perché effettivamente ci sono dei piatti evoluti, ben preparati, con soprattutto molta fantasia, quello sì. Parliamo della produzione della Cantina di Orsogna. A dire il vero, se ne sente parlare poco rispetto al blasone, alla storicità di questa realtà. Questo è vero, devo dire francamente che da un anno e qualche cosa a questa parte abbiamo un po' cambiato il trend della cantina, ma soprattutto abbiamo voluto far conoscere la storia, perché si lavorava dietro le quinte, e non considerando che comunque dobbiamo riconoscere la cantina che è praticamente la cantina più importante a livello biologico e la cantina più grande a livello mondiale in campo biodinamico, quindi la biodinamica dove sappiamo dove certi praticamente si usano certe culture partendo dalla coltivazione della vigna, della vite, per finire poi al procedimento di lavorazione della vigna. Quali sono i vostri prodotti di punta, i vini più richiesti? Allora, nomino Lunaria per correttezza e anche per dare diciamo prestigio e applauso per quanto riguarda il discorso biodinamico. Si è fatto strada molto volentieri, la nomino con fierezza Vola Volé, che è una linea praticamente molto particolare, biologica, dedicata alle api, perché praticamente dal polline delle api andiamo a estrarre i lieviti che serviranno per la fermentazione che andremo a fare dei vini. Siete presenti non solo in Abruzzo ma anche fuori dai confini regionali? Quello sì, ecco, come dicevo, ci siamo riorganizzati da qualche anno a questa parte, praticamente abbiamo agenti su tutto il territorio, ci siamo avvalsi di distributori, partner commerciali, facciamo naturalmente solo il canale Ore, quindi quello che vediamo praticamente viene tutto dalla ristorazione. Oggi direttore commerciale di Cantina Orsogna, con un passato nel settore della comunicazione, i vini abruzzesi meritano di essere conosciuti, ulteriormente conosciuti. E dobbiamo lavorare ancora, perché c'è tanto da fare e stiamo facendo un bel lavoro, perché devo riconoscere che da un paio di anni, due o tre anni a questa parte, grazie anche all'aiuto del consorzio, grazie comunque alle istituzioni, stiamo facendo crescere sia il valore del Montepulciano in Abruzzo, ma soprattutto stiamo riscoprendo questi vitigni particolari come il pecorino, la passerina, come il cerasuolo, che stanno riesplodendo, e la cococciola non per ultimo, che stanno riesplodendo nel mercato e richiesti nel mercato. Tornano gli ottimi vini firmati Lampato di Pianella ad impreziosire queste belle manifestazioni di cucina. Oggi al porto turistico, alla fattoria Fernando, è di scena la cucina marinara. Tommaso Patricelli, intanto come si sta trovando in commissione? Benissimo, fino adesso ho degustato veramente delle eccellenze della cucina abruzzese e spero di assaggiarne ancora altri, ancora meglio di quelli che ho assaggiato fino adesso. Piatti esaltati dagli ottimi vini firmati Lampato, ecco, veniamo a presentare i vini, le diverse tipologie di vino che avete portato quest'oggi a Pescara. Sì, questa sera abbiamo abbinato il nostro pecorino spumante, il nostro pinot grigio non filtrato, la nostra passerina e il nostro cerasuolo.
una produzione che spazia a 360 gradi. D'altra parte la cantina Lampato di Pianella è una gradita realtà. Vogliamo parlare di cosa proponete quotidianamente, la vostra produzione, su cosa si basa? Sì, noi abbiamo puntato in primis sui vitigni autoctoni tipo il pecorino, la passerina e il nostro naturalmente Montepulciano, da cui otteniamo sia il cerasuolo che il Montepulciano d'Abruzzo. E inoltre abbiamo anche qualche vitigno internazionale tipo Chardonnay e Pinot Grigio che abbiamo appena degustato. Tante tipologie di vino per accompagnare questi piatti a base di pesce, però in tanti sostengono che con il pesce ci va il vino bianco. Sì, in particolar modo su piatti, su primi piatti e su antipasti è consigliabile abbinare un vino bianco. Come può valorizzare un ottimo vino un piatto a base di pesce? Può essere la ciliegina sulla torta, secondo lei? Sicuramente, perché dei vini bianchi con un'ottima acidità sicuramente hanno un ruolo importante, perché lasciano la bocca pulita e riesce a esaltare al massimo il piatto che uno sta mangiando. È un momento magico, è un momento particolarmente favorevole per i vini abruzzesi, che ricevono unanimi riscontri a livello nazionale ed internazionale. Questo perché? Se l'è mai spiegato? Ma guarda, fino adesso l'Abruzzo non ha saputo esprimere al meglio quello che ha avuto. Adesso le cantine stanno cercando tutti quanti di fare gruppo per promuovere sia il Montepulciano e sia gli altri autoctoni che abbiamo in Italia e nel mondo. Tra i protagonisti di questa rassegna gastronomica al Porto Turistico di Pescara, lo chef Angelo Lanaro del ristorante La Zattera di Pescara, che ha presentato il piatto spaghetto, aglio, olio, peperoncino e seppie grigliate. Intanto, perché la scelta di questo piatto? Ma secondo me è un piatto tipico della nostra regione, spaghetto, aglio, olio e peperoncino, rivisitato con la seppia a nero, con il suo nero, che praticamente il chilometro zero che si incrocia con il territorio. Abbiamo l'aglio rosso di Sulmona, lo spaghetto, l'olio fatto in casa, il peperoncino del vicino, e quindi un atteggiamento simpatico per quanto riguarda la territorialità. È un piatto che va per la maggiore nel menù di un locale che si è sempre contraddistinto per i famosi crudi. I crudi del ristorante La Zattera fanno ancora parlare di sé. Assolutamente sì, il nostro piatto forte è proprio lo spaghetto aglio, olio e peperoncino. Per la sua semplicità innova questa idea di cucina, di tradizione e innovazione. Come vi siete trovati in cucina al ristorante Fattoria Fernando? Davvero tanti cuochi, alcuni tra i migliori in circolazione. Ecco, c'è stata rivalità o avete familiarizzato? No, abbiamo avuto una grande community, è stato un successo secondo me, siamo stati molto bene. Spero che più presto si possa ripetere questa manifestazione. Rolando Pennese del ristorante Gente di Mare di Montesilvano ha presentato il piatto linguine, cozze e peperoni alla marinara. Com'è fatto? È un piatto semplicissimo, è fatto con le materie prime, con i peperoni rossi, verdi e gialli, con aglio, cipolla, pomodorini, olio, un po' di prezzemolo e le cozze sgusciate con l'acqua dei mare, delle cozze. E poi si fanno le linguine verdi e bianche, verdi agli spinaci e bianche, così diventa tutto tricolore, tutto gli dà un colore perché l'appetito viene con il colore. Molti dicono che per preparare un buon piatto a base di pesce occorre semplicemente il pesce fresco. E poi, secondo lei? E poi ci vuole tanta passione, la cucina ci vuole la passione e l'amore, perché siccome la cucina è un'arte, quindi bisogna cucinare con arte. Quando tu stai dipingendo è la stessa cosa, quando un pittore, un artista si ispira, e la cucina è uguale, è fatto di arte. Scapece in Pizzonte, il piatto presentato dallo chef Vincenzo Di Donato della Locanda dei Poeti di Pineto. Come è fatto questo piatto? Niente, questo è un piatto della tradizione abruzzese, che era un metodo di conservazione con aceto e usavano i pescatori quando uscivano a mare. Purtroppo questa usanza si è molto persa, cioè è un piatto che nei ristoranti locali
non viene apprezzato e non viene spinto nei locali, perché oggi si preferiscono più le crudite e altre cosette, più come se l'aceto un po', però è un vecchio sistema di conservazione e ho azzardato con questo piatto, anche se... Quali sono le difficoltà che nasconde la preparazione di questo elaborato? Beh, è molto lunga, cioè i tempi di prima erano molto lenti, una volta la campagna, il pesce, quindi le marinature, la maceratura, era tutto, si andava molto più slow. Oggi purtroppo è fast food, tutti quanti vanno di corsa e cercano alimenti con cotture rapide. Io ho visto anche i ragazzi della scuola alberghiera, oggi prediligono delle cotture più veloci, mentre prima le nostre nonne facevano il ragù della mattina che inondavano di profumi tutta la casa e senti quegli aromi. Vorrei fare un complimento infatti a un piatto non in gara, Pasta alla trappetara di Pina di Marzio e Rosaria Barbetta. A Pina di Marzio e Rosaria Barbetta, perché veramente è a livello di tutti i chef. Manuel e Mirko, gli chef giovanissimi delle Friche Chic di San Vito Chietino. Ecco, veniamo a parlare di questo piatto che avete preparato, perché è un piatto che nasconde una storia ben precisa. Pescatrice croccante alla Cherie con la sua trippa. Di cosa si tratta? Allora, la pescatrice croccante con la sua trippa è un piatto della tradizione marinara. Noi, questo piatto ha una storia, viene da una lunga tradizione, che è quella dei marinai, appunto. Mio nonno, che era soprannominato Cherie, appunto, aveva dato forma e vita a questo piatto perché i marinai, quando erano a largo a pesca, no, e prendevano il pesce, lo cucinavano a bordo. Lui lo ha reinterpretato un po' a modo suo, abbinando sia la trippa che la pescatrice. La pescatrice viene prima fritta con cipolla leggermente in agrodolce, mentre la trippa viene preparata con peperone, pomodoro, un po' di cipolla. La trippa la fa lui, però io la mangio. Vi siete divertiti questa sera a Pescara? È stata una bellissima serata, un'organizzazione impeccabile. Siamo stati molto molto felici di essere stati invitati a questa manifestazione. Speriamo di aver vinto, no? Faccio i complimenti a tutti i giudici che hanno apprezzato fino adesso i nostri piatti e all'organizzazione. Voi avete inventato a San Vito, rivoluzionando un'intera città, il pesce a 5 euro. In molti si chiedono come fate e come riuscite a fare tutto ciò. Allora, noi sì, diciamo che siamo stati un po' i pionieri di questa nuova forma, di questo nuovo trend che sta avvolgendo, insomma, quasi tutta Italia. Noi 12 anni fa, anzi di più di 12 anni fa, avevamo una piccola pescheria che nel tempo si è trasformata poi in questa gastropescheria che ad oggi, insomma, è diventato un punto di riferimento per la gastronomia e la ristorazione abruzzese e anche quella, mi permetto di dire, un po' quella italiana. Il trucco non c'è, ed è questo il vero trucco, perché abbiamo sempre prediletto la qualità oltre che alla giusta quantità, ma la base di tutto non c'è, neanche perché spesso veniamo catalogati, no, con il prezzo, con la posizione. No, la padrona la fa la qualità, perché senza la qualità non c'è né prezzo né resto che tenga. Anche perché siete stati premiati a più riprese a livello nazionale. Sì, abbiamo ricevuto il primo premio come Gambero Rosso Street Food in Italia, siamo stati premiati a Milano nel 2015, siamo inseriti ad oggi penso in più di 20 guide, nei primi 20 d'Italia, nei primi 70, dovunque, è un giusto riconoscimento, anche se devo dire la verità, è bello andare in televisione come oggi, parlare con lei, partecipare a queste manifestazioni, però devo dire che la vera soddisfazione è quella che ci danno i nostri clienti ogni giorno, perché vedere, lavorare, perché lavoriamo tantissimo per fortuna, ma lavorare tutto il giorno ed arrivare a fine serata quando vedi che hai servito un numero incredibile di clienti, è quella la vera cosa che ti rende vivo. Presente in gara anche il ristorante canadese di Ortona, inquadrato Franco Musa, il suo responsabile. Parliamo del piatto gnocchi di cascini al polpo e agrumi. Perché la scelta di questo piatto e come è fatto? Allora, intanto la scelta perché per adoperare i prodotti nostri, quindi anche tipici, anche la stagionalità del piatto, la facciamo, cioè concretizziamo il tutto a seconda della stagione. Questo piatto è la base principale è il polpo, che viene cotto a bassa temperatura e poi diciamo speziato con degli agrumi freschi.
la consistenza degli gnocchi che vengono fatti a seconda della stagione. Adesso abbiamo quelli cacigni, che è questa verdura particolare che si trova nelle nostre campagne, a volte facciamo anche con gli orapi, e quando non abbiamo la verdura di stagione facciamo gli gnocchi di ricotta che abbiniamo col polpo e con gli agrumi. Sì, è uno dei piatti che noi offriamo regolarmente al nostro ristorante, e ovviamente che offriamo quando i prodotti ci sono, in particolar modo il polpo di Sasso, che non sempre si trova in, diciamo, al mercato, ma prendiamo dalle retine e da coloro che vanno a pesca appunto negli scogli dell'Ortonese. Due parole anche sui vini di questa sera, vini che hanno esaltato i fantastici piatti in gara. Senza i vini di questa levatura i piatti non hanno nessun senso, perché l'abbinamento deve essere perfetto, così come questa sera è stato fatto dai vini Lampato e dalla cantina di Orsogna, spettacolari. Con il piatto Mezze Maniche agli Scampi, Nadia Cirillo del ristorante Costa d'Argento di San Vito vince questa bella manifestazione, trofeo La Selva Pesca Cucina Marinara in Festival al Porto Turistico di Pescara. Intanto raccontiamo l'emozione di una manifestazione davvero molto interessante. Un'emozione unica, Paolo, perché io lavoro fino alle 4, poi alle 4 sono corsa a prendere il pesce, corsa a tornare qua, tutta una corsa è stata. Però ho cucinato con amore, il mio piatto è stato fatto aggrappati alla rete, perché l'abbiamo sfumato gli scampi con la grappa, e quindi queste mezze maniche mantecate con gli scampi, abbiamo sgusciati, è venuto un piatto buonissimo, con le vongole l'abbiamo sgusciate, è un piatto che tutto sgusciato, è buono. Centro Universo, da vivere ogni giorno. Ho sempre amato i suoni della mia città. Ascoltare le persone, sentirmi parte di una comunità. Ma poco a poco mi sfuggivano parole e suoni. Mi sentivo escluso. Perché rinunciare a tutto questo? Così mi sono affidato a Maico. E ho ritrovato l'emozione di sentire bene. Da sempre alla Maico ci impegniamo per migliorare la qualità della vita di chi non sente bene. Maico, scegli di sentire.